E ci troviamo al Bagno Lucciola, Marina di Ravenna, per la sfilata dei costumi vintage. Quando noi vediamo una ragazza parcheggiare, cosa facciamo? Noi la seguiamo e con occhio scaltro poi cerchiamo di indovinare quello che c'è da capire. Questa sera la sfilata è... Questa sera la sfilata è appunto dedicata al costume da bagno, ci troviamo a Marina di Ravenna, quindi posto migliore penso non potevamo trovarlo, e abbiamo deciso di fare alcune decadi partendo dagli anni 40 fino agli anni 90, in quanto comunque il vintage diciamo che va indietro di 20-25 anni, quindi ormai siamo nel 2010, possiamo già parlare degli anni 90, e vestiremo modelle e modelli con i nostri costumi proprio dell'archivio, quindi che sono stati selezionati da noi, e speriamo insomma di far divertire la gente, di far capire come è stato il cambiamento anche nel costume da bagno che ha seguito le mode e ovviamente la società, quindi dai primi costumi interi fino ad arrivare ai bikini e sempre più striminziti come le mode richiedono e l'attuale modernità insomma. Bene, noi stasera vi seguiremo, siamo qui proprio per assistere alla vostra sfilata. Quando la maschietta dal musetto seduto ti guarderà, ti parlerà. Ma buonasera, ciao Stella. Piacere di conoscervi. Raccontaci un po', Stella, del tuo personaggio. Io sono una performer latex burlesque e mi hanno contattato da un mio amico che organizza anche un evento bizzarre e quindi mi ha contattato per fare questa cosa in vintage che amo moltissimo. Anche negli miei abbigliamenti in latex anni 50. È da tanto che fai questo lavoro o più che altro una passione? Io lo faccio sia per lavoro che per passione, ho unito le due cose. Sono praticamente, amo il burlesque e lo amo anche in modo particolare, interpretato anche in latex, soprattutto in Europa dove questa cosa va tantissimo. Buonasera. Buonasera. Ci troviamo in compagnia di Gabriella. Gabriella parrucchiere, sì. Gabriella, raccontaci un po' di questa acconciatura, di questa serata vintage. Sto eseguendo una acconciatura degli anni 80. Abbiamo fatto i 40, il 30, l'80 e il 70 perché stiamo eseguendo delle acconciature per degli abiti vintage di questa. Direi che è molto bella questa acconciatura, ha richiesto molto, molto tempo per la creazione? No, diciamo una cosa molto normale perché noi siamo abituati molto a fare queste cose, soltanto che adesso è molto caldo e è un pochino più difficile, però per me è molto normale, una cosa di tutti i giorni diciamo. Resta soltanto tutto il rimpianto perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ciao Paola, tu sei una delle collaboratrici di Angelo, il negozio vintage che si trova a Lugo. Esattamente, io lavoro all'interno del negozio di Angelo, Angelo Vintage Palace, così viene denominato, proprio perché ci troviamo all'interno di un palazzo storico di Lugo di tre piani, suddiviso in varie zone appunto di negozio dedicate tutte al vintage naturalmente. E da tanto che collabori con Angelo? Ormai sono 4 anni. Quindi ti intenderai anche di vintage? Di vintage mi intendo più che altro per passione, come la maggior parte dei miei colleghi e colleghe che lavorano all'interno di Angelo, perché lavorare nel vintage deve venire dal cuore. Raccontami un po', racconta, visto che ci sei all'interno, di questa passione che adesso è diventato anche un vero e proprio lavoro.
Sì, esattamente, è diventato un lavoro e quindi il mio lavoro è assolutamente divertente, mi diverte tutti i giorni perché non è solo essere al contatto con il pubblico, ma è un lavoro di ricerca e come in questa serata, insomma, è un lavoro alternativo non solo al lavoro di commessa di negozio, ma appunto organizzare sfilate, girare comunque l'Italia facendo fiere, sempre del vintage naturalmente. Siete un negozio molto importante, so. Sì, è uno dei negozi più importanti d'Italia, uno diciamo di quelli che ha una vita maggiore, cioè nel senso che è nato 30 anni fa, grazie appunto al nostro titolare Angelo Caroli che ha messo anche lui la sua passione nel lavoro. C'è molta gente che viene lì in negozio per la ricerca proprio del vintage? Sì, assolutamente, da tutta Europa, dal mondo, soprattutto anche i ricercatori per quello che riguarda la ricerca nella moda oppure chi lavora nel cinema o nel teatro, perché oltre a vendere capi vintage abbiamo anche un archivio storico con tantissimi capi che possono essere anche noleggiati appunto per studio e ricerca. Quest'anno al mare dove andrò? Con te sulla spiaggia, con te sulla spiaggia. No! E dal bagno lucciolo è tutto, un bacio da Valeria, alla prossima puntata!